ci sono quattro esotiche. Allora, aspetta, fermi tutti, raga. Fermi tutti. Un attimo. Allora, fucile a impulsi, e questo lo conoscevamo, è quello del pre-order, è quello che sapevamo già. Disponibile con oltre la luce più stagione, edizione digitale deluxe e collector durante la stagione 12, ottenibile dopo la stagione 12 per i giocatori in possesso di oltre la luce. Quindi per il senza tempo per spiegare dovete avere la stagione. Ok? I colpi di precisione e quelli contro nemici affetti da stasi tornano nel caricatore. Accumula l'effetto per evocare un portale che spara proiettili provenienti da una linea temporale alternativa di quest'arma. Cioè, quindi praticamente quando si avrà l'effetto carico noi creiamo un portale, da quel portale c'è quest'arma che continua a sparare, quindi dovrebbe aumentare il DPS sta roba, tipo anima d'arco della strega, tipo pandemia, sì, più o meno, insomma, pandemia genera i naniti, questo fa un portale, not bad, però andiamo avanti che qua ci sono quelle succose. Questa è quella che si è vista nel trailer e si chiama Nembo Assalto. I colpi di grazia precisi generano dardi elettrici sulla posizione del bersaglio. I colpi di precisione rapidi scatenano una tempesta elettrica sul punto di impatto. I colpi di grazia precisi, quindi le uccisioni, non il colpo in testa e basta, generano dardi elettrici sulla posizione del bersaglio. I colpi di precisione rapidi, quindi i colpi, gli headshot, scatenano una tempesta elettrica sul punto di impatto. Se la tempesta elettrica fa abbastanza danno e la ricarica è abbastanza buona, potrebbe essere buona per fare DPS, il Nembo Assalto. Ottimo, andiamo avanti. Lamento, spada esotica, lama mortale e solido scudo. Blocca con lamento per caricare la lama, poi distrugge i nemici muniti di scudo. Quando la carica è al massimo, danneggiare i nemici ripristina la salute del portatore. Quindi blocca con il lamento per caricare la lama. Quindi ogni volta che noi blocchiamo un attacco, la lama si carica. Quando la carica è al massimo, danneggiare i nemici ripristina la salute del portatore. Quindi ci permette di recuperare vita quando abbiamo la carica al massimo. Ma non sembra sto granché. Quarta e ultima esotica, almeno per questa season, stretta della salvezza, che questo lanciagranate è quello che si è visto anche nei vecchi trailer. La redenzione a portata di mano, ogni proiettile sparato creerà dei cristalli di stasi che congeleranno i bersagli nelle vicinanze. Caricare quest'arma aumenta il raggio di congelamento e la quantità di cristalli creati. Direi not bad. Quindi quattro armi nuove esotiche, che probabilmente penso adesso saranno nel video che andiamo a vedere tra poco. Armature esotiche. Ci sono anche le armature esotiche, raga. Attenzione, mamma mia, quante info. Allora, mantello. Siamo con i titani. Mantello della frana glaciale. Quindi guanti. Affronta a testa alta le orde dei nemici con questo pezzo di armatura rinforzato che rimpiazza la barricata dei titani con uno scudo aggiuntivo, assorbendo i danni dal fuoco nemico. Quindi anziché fare lo scudo, praticamente avremo un sovrascudo. Assorbe i danni dal fuoco nemico. Ok. PV pari. Brutale sta esotica, raga. Bisognerà capire quanti danni assorbirà sta roba. Comunque, andiamo avanti. Casco esotico per i titani. Quindi titani, due cose. No, penso abbiano tutti due cose. Quindi il secondo pezzo dei titani, bello, mi piace il casco, molto figo. Dimostra la tua forza anche dopo la caduta del baratro. In seguito alla rianimazione, il giocatore titano guadagna uno scudo aggiuntivo che protegge lui e gli alleati nelle vicinanze. Passiamo ai cacciatori e vediamo un casco molto figo anche questo. Maschera di Bakris. Indossa la maschera per sostituire la schivata dei cacciatori con uno scatto più ampio che occulta temporaneamente il portatore. Ok, quindi diciamo che qui rientriamo più o meno nello stesso utilizzo della barricata dei titani. Anziché fare la schivata, praticamente, cioè, scusate, sì, anziché consumare la schivata normale, praticamente faremo uno scatto più ampio che occulta temporaneamente il portatore, quindi diventiamo invisibili per un breve periodo e durante questo breve periodo lo scatto, faremo uno scatto in avanti, insomma, molto più veloce, una specie di blink forse. Un blink orizzontale, diciamo così, penso. Potrebbe essere tradotto anche male, questo è vero, però dovrebbe essere una roba del genere. Sembra figo? Però anche qui, insomma, in PvE sinceramente uno scatto che mi occulta temporaneamente non è che mi faccia impazzire come idea. In PvP potrebbe essere interessante, però. Poi, seconda esotica del cacciatore, abbraccio di Atris. Il coltello bilanciato dei cacciatori ottiene un secondo rimbalzo. I colpi di precisione rapidi forniscono un bonus ai danni e possono temporaneamente stordire i nemici. Quindi stiamo parlando di sottoclasse solare.
I colpi di precisione rapidi forniscono un bonus ai danni e possono temporaneamente stordire nemici. Coro dell'alba, elmo esotico per gli stregoni. Senti quel dolce bruciore, i fendenti di alba nascente bruciano i bersagli all'impatto e infliggono a loro danni aggiuntivi. Ottieni energia per il corpo a corpo ogni volta che una bruciatura danneggia un bersaglio. Ma. I fendenti della... quindi la super. Bruciano i bersagli all'impatto e infliggono loro danni aggiuntivi. In PvP è abbastanza useless perché tanto un colpo di spada comunque in ogni caso ti shotta, quindi non è importante. Ottiene energia per il corpo a corpo ogni volta che una bruciatura danneggia un bersaglio, quindi è decisamente da PvE, però insomma quel ramo lì in PvE non so quanto possa essere utile, anche se c'è un pezzo esotico così molto figo esteticamente, però mi sa che... Ultima esotica per lo stregone, guanti. Quindi praticamente c'è un casco e un guanto. Impugnature necrotiche. Una carezza mortale ripetuta. Gli attacchi corpo a corpo corrompono i nemici infliggendo danni aumentati nel tempo. Sconfiggere un combattente con corruzione diffonde la sua condizione ai bersagli vicini e ripristina energia del corpo a corpo. Allora qui si sono inventati un po' un mix tra esotiche che già esistono. Potrebbe essere interessante. Potrebbe. Ottimo. È il momento di guardarci il video. Le abbiamo letti le cose, adesso ce le guardiamo. Così... è più chiaro quello che stiamo guardando. Prima cosa, senza tempo per spiegare. Quindi abbiamo detto che praticamente crea una carica, un portale dal quale si spara. Cioè dal quale l'arma può sparare da un'altra dimensione. Quindi è come avere, tra virgolette, come avete detto voi, un'anima d'arco dopo un po' che si fa qualche kill. Quindi qua si vede lui che lancia una granata, fa qualche kill. Ed eccola qui sotto che compare l'anima d'arco. Cioè l'anima d'arco, il portale del senza tempo per spiegare. Che continua a sparare mentre naturalmente fanno vedere che il cacciatore invece ricarica. Il che potrebbe essere utile in realtà, nel senso che continua magari a coprire quella finestra di tempo quando appunto noi si carica. Potrebbe pure stare. Poi Nembo Assalto, e qui le cose si fanno molto interessanti. Qui abbiamo detto che praticamente i colpi precisi generano una tempesta e si vede che questa tempesta potrebbe essere decisamente OP in crogiolo perché fa le multikill sta roba, raga. E quindi se si fanno gli headshot con sto cecchino... La cosa che è interessante, come vi ho detto prima, è bisognerà vedere se quella tempesta creata dai colpi precisi, perché si crea anche facendo i colpi precisi e non soltanto le uccisioni precise, può essere buona per fare DPS al boss. Cioè se quella scarica che tira fuori quando escono fuori i fulmini può essere buona per fare DPS. Comunque loro sono anche abbastanza vicini, però un bel headshot e qua sbram, tripla uccisione. Not bad, raga. Molto figo. Molto rotto, ma molto figo. Poi, lamento, supera le barriere. Questo supera le barriere, raga, ma non è che è inteso per i campioni? Ah, dici che è pesante. È vero, raga, non c'è scritto che cos'è. Potrebbe essere un cecchino pesante. Cecchino pesante, però è strano. Non lo so, Thor. Quindi le barriere sono dei campioni, raga. A parte che è fighissima la spada. Sì, sono decisamente campioni, raga. Vabbè, lo sciotta. Quindi hanno praticamente creato una spada per combattere i campioni. È come avere un'antibarriera Super Stonks tra le mani. Figa anche l'animazione. Bam! Molto figo. Molto figo. Poi mantello della frana è qui. Non si vede bene l'utilizzo perché naturalmente quello che fa è creare uno scudo invece di usare la barriera. Quindi invece di usare lo scudo vero e proprio che si crea con il titano, lo scudo praticamente ve lo tirate addosso e vedo una protezione aggiuntiva ai danni. A parte che si vede un Vex stranissimo al cui spara.
Però vabbè, si vede che appunto è tipo a quest'aura bianca, come se avesse appunto un sovrascudo. E sta roba qui in PvP potrebbe essere abbastanza fastidiosa. Poi maschera di Bakriss, e qui siamo con il caccia. E lo scatto invece della schivata che vi dicevo prima sembra proprio essere una specie di blink, un lampo fatto però appunto in orizzontale quando si corre. Quindi anziché fare la schivata voi potete fare questo. Fum. Molto figo. Mi piace un casino. Non sembra però avere tanta agitata. Cioè si tippa praticamente da qui a poco dopo l'angolo, quindi non è tantissimo. Però potete schivare appunto in questo caso. Potete schivare i colpi, le super, i martelli e quello che è. Non male. Poi invece abbiamo l'abbraccio di Atris, coltello bilanciato con bonus. Quindi avete sia il rimbalzo in più, quindi stiamo con la sottoclasse solare del cacciatore, e sia quell'aumento di danni quando si fanno i colpi precisi. Quindi quell'aumento di danni lì potrebbe essere buono sia in PvE che in PvP. Dipende quanto sarà questo aumento danni. Dipende quanto sarà. Ma questo è uno shotgun nuovo. Questo qua. 1, 2. Poi coro dell'alba aumenta danno ed effetti di bruciatura di alba nascente. Qui giustamente loro lo fanno vedere in PvE, perché in PvP comunque shotta lo stesso. E si vede contro un campione che appunto dopo il colpo rimane lì che brucia un pochino. Però ecco, non lo so, non mi convince. Ste esotica qui non mi convince, raga. Mentre questa sembra molto figa, raga. Il raggio delle impugnature necrotiche, i corpo a corpo sprigionano corruzione. Cioè, guardate dopo la kill quanti nemici vengono corrotti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un botto, raga. Sta roba qui potrebbe essere figa, Potrebbe essere figa. Poi preziosi cicatrici. Allora, questa roba qui del sovrascudo invece, in realtà, come vedete, non è un vero e proprio sovrascudo classico, ma crea praticamente un'aura intorno al titano che viene rianimato con quel casco lì, che permette a quelli vicino di avere una protezione in più. Vedete che si crea una specie di cordone, no? Tra i player, che a quanto pare non va a prendere solo chi l'ha rianimato, ma tutti quelli che gli sono vicino. Che potrebbe essere interessante da usare, Anche in PvP mi immagino, che ne so, durante le prove, una rianimazione con un sovrascudo di sto tipo potrebbe fare la differenza. Vai a morire che ci serve lo scudo? Cioè, potrebbe essere una strat. Potrebbe essere una stratta, certo. Vedete come funziona? Praticamente dal titano, ora non so, non sembra avere un raggio molto ampio. Però sicuramente becca chi ha rianimato. Quindi, perché, insomma, sei abbastanza vicino. E boh, sarà un metro, due, neanche. Poi questo invece è il lanciagranate, che lancia proiettili di stasi stretta della salvezza. Ora, dobbiamo semplicemente capire dove queste esotiche saranno ficcate dentro. Probabile, possibile, come ha detto qualcuno di voi, raga, che il lanciagranate è The Raid, perché lancia proiettili di stasi mi sembra una cosa abbastanza brutale. Non fanno vedere il colpo caricato però, perché allora sappiamo che il lanciagranate ogni proiettile che tira
genera stasi e genera congelamento e distrugge tutto il resto. Però c'è scritto nell'esotica che col colpo caricato questo raggio dovrebbe aumentare. Però non si vede qui, anche se in realtà lui praticamente non fa che pushare come un animale. E il trailer finisce con i bonus della Deluxe, che abbiamo detto sono il catalizzatore del Senza Tempo per Spiegare, il decoro esotico congelato nel tempo, sempre del Senza Tempo per Spiegare, la storia esotico Altri Cieli, che è quello che vedete qua, che è quello che si vede prima, e basta, insomma, questi sono i bonus dei pre-order. Not bad, raga. Not bad. Tutto molto molto figo. Manca ancora un mese. Manca ancora un mese.